Leo, non ci crederai mai. Guarda, mi è arrivato un video di Marta. Marta? Marta, guarda. Aiuto! Ma insieme al demone? Sì. Aiuto! Cosa le sta facendo, poverina? Non lo so, è questo il problema. La sta legando. Ma poi... Guarda, che violenza! E poi che posto è? Non lo so. Povera Marta, bisogna fare qualcosa per forza. Perché le sta facendo tutto questo? No, ma non è possibile, aspetta. Ma cosa lo fai? Aspetta, lo sto riguardando. Che serve riguardarlo? Vedi il demone che rapisce Marta. Ma scusami, ma non ci pensi, ma tipo il motivo per cui è arrivato a te? Perché è cattivo! Perché è arrivato a me il video? Me l'ha mandato il demone, magari, non lo so. Che cosa posso fare? E se te l'avessi invece mandato Marta? Come? È legata? Ma tipo per un segnale di aiuto? Sì, certo, un segnale d'aiuto. Ora lei si mette a sparare fuochi d'artificio ovunque, così almeno noi arriviamo, vero? Chissà dov'è quel posto. Tommy, vieni qua. Guarda, riguarda il video attentamente, però ingrandendo qua sulla mano. Cosa c'è? Aspetta. Ecco adesso. Cosa? Guardala. Che cosa sta facendo? Sta muovendo le dita. E che cos'è? Io te l'ho detto, secondo me lei ci sta cercando di darci un indizio per far capire dove si trova o che cosa gli sta facendo. Fammi vedere. Visto? Cosa può essere secondo te? Lo conosci l'alfabeto muso? Non lo so, non saprei. Questa è la C. A. S. A. M. I. A. Quindi casa mia, ma può intendere, cioè casa mia qua, però data che l'ha mandato a te potrebbe essere quindi casa tua. Oppure può essere casa sua. Scusa, ma noi siamo stati a casa sua, no? Sì, l'altra volta c'era anche il demone. E questa parte non l'abbiamo mai vista noi. Magari è una parte di casa sua che non abbiamo mai visto e potrebbe essere lì nelle vicinanze. Non c'è tempo da perdere, andiamo. Dobbiamo andare subito. Dobbiamo stare attenti. Potrebbe essere ovunque in questa zona. Riguarda il video, vediamo se riconosciamo qualche albero, qualcosa. Ma sì, certo, andiamo a caccia di alberi mentre Marta rischia la vita. Anche se non dovremmo farlo, dividiamoci, no? Saremo più veloci. Sì, va bene. Te da quella parte, io da qui. Se trovi Marta, chiamami. Va bene, andiamo. Aiuto! Marta! Marta! Leo? Tommy, non ci crederai mai! Marta è nel bosco lì vicino a casa sua! Scusa, che ci fai te a casa mia? Come hai fatto ad arrivare così veloce? Mi eri attaccato! Visto quanto è stato facile? Ormai è un gioco da ragazzi. Cambiare voce è uno dei miei poteri. Marta! Ti prego, dimmi che sei sana! Tommy, hai trovato Marta? Sì, è a casa mia. Presto, corri! Cosa? È a casa tua e non me lo dici? Aspetta, arrivo. Arrivo. Dio, ma cosa è successo? Ma cosa ci faceva il demone qui? Perché mi ha legata? Devo assolutamente avvertire gli altri. Leo? Marta? Leo, non mi ha chiamato? Eravate qui, no? Leo? Marta? Tommy, siete qua? Tommy, mi hai chiamato? Dove sei? Marta? Cos'è questo vento? Se qualcosa non mi torna. Ecco perché c'è il vento. No, 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 no. Oh. Marta? Tommy?
Ma dove siete? Tommy, mi hai chiamato per dirmi che eravate qua. Ho controllato dappertutto e non eravate da nessuna parte, quindi siete per forza qui, ditemelo subito. Ragazzi, non so cosa ti stia succedendo, cosa ti fanno questi occhiali, ma tranquillo, sono io. Allontanati subito e non toccare né me né i miei amici. Leo, fermati, sono io, tranquillo. Non toccarmi. No. Dove stai andando? Fermo. Leo, fermati. No, non toccarmi. Prova a levarti gli occhiali, sono io, Leonardo. No. Mi stai facendo arrabbiare, levali. No. Adesso stai fermo. Tranquillo, adesso stai meglio? Sì. Mi riconosci? Sì, quindi non c'era nessun demone. No, sono solo questi occhiali che ti fanno vedere cose che non esistono. Va bene, allora tienili, forse servono per dopo. Adesso ci resta solo di trovare Tommaso, so dov'è. Andiamo prima che sia troppo tardi. Tommy! È lui! Tommy, ehi, Tommy, sì. Svegliati, ehi, siamo noi. Che dolore. Vai, vieni. Che è successo? Sinceramente non lo so, a un certo punto mi sono ritrovato contro il cancello, penso che aveva il bracciale e l'abbia usato, insomma. Ma anche lui quando aveva gli occhiali vedeva il demone, no? Sì, perché? Ma secondo voi cosa succederebbe se mettessimo addosso al demone questi occhiali? Credo che farebbe l'effetto opposto. Quindi lui vedrebbe noi. Quindi secondo voi se mettiamo gli occhiali al demone lo faremo impazzire? E mentre agli occhiali potremo approfittarne per rubare tutti gli oggetti e scappare. Sì, proviamoci. Chissà dov'è, dove potrebbe essere? Credo che sarà più facile del previsto. Mettigli gli occhiali. Prendetegli gli oggetti, forza. Presi. Possiamo scappare a casa mia? Non credo sia una buona idea, conosce casa tua. Credo che dovremmo finirla con questo demone, no? Possiamo anche sconfiggerlo, ma se torna come le altre volte? Questa volta lo sconfiggeremo per davvero. Ma e come facciamo, scusate? Perché non utilizziamo i suoi oggetti contro di lui? Per adesso abbiamo il medaglione, l'orologio e il bracciale. Mentre gli occhiali li ha lui. Perché non ci dividiamo gli oggetti fra di noi? Sì, ottima idea. Io prendo questo. Forse un'idea. Torno subito. Aspettatemi qua. Sembra questo il momento di scappare? Allora, abbiamo bisogno di armi. E so dove poterle prendere. Spero solo che funzioni. Aia. Che posto è questo? È cambiato tutto dall'ultima volta. Dov'è il fiume? E la casetta che avevamo costruito? Il nostro rifugio. E perché mi sono chiudati questi? Ok, vabbè, devo ragionare. Sono venuto qui per prendere le armi.
che erano nella casetta che adesso non c'è più. Devo trovarla e non devo sprecare tempo. Tommy, dove vai? Lascialo perdere. Quindi abbiamo questi due, giusto? Quale vuoi te? Io prendere il bracciale. D'accordo, allora io prendo il medaglione. Gliela faremo pagare. Allora troviamolo e sconfiggiamolo. Va bene. Questo fiore qua era quello che era a casa nostra. Era vicinissimo. Quindi se questo fiore è rimasto, casa nostra dovrebbe essere qui. Adesso c'è un albero. Però, ok. Eccolo! Trovato! Arco preso. Marta, Leo, sto per arrivare. Questo non era di Tommaso? Tommy, stai bene? Sì. Oioi. Indovina un po'? Sono andato... Davvero? Sì. E abbiamo delle armi, però. Sì, e non c'è tempo da perdere. Marta sta lottando contro il demone da sola. Dobbiamo aiutarla. Il demone. Adesso ti faccio vedere io come ci si sente. Dove ce l'hai gli occhiali? Non lo so. Ok, l'ho quasi preso. Andiamo, veloce. Veloce! Vale ora! Dove è andato? Se n'è andato. Finalmente. Ragazzi, gli oggetti non ci sono più. Il mio arco... L'orologio? Anche il medaglione è scomparso. È finita. È ufficialmente finita. Credo proprio di sì. E adesso che è finita, che fine faremo noi? In che senso? Ci vedremo ancora, non è che finiremo così, no? Ovvio che ci vedremo ancora. I guai con noi ormai sono di routine. Allora, che dite se adesso io vado a casa, mentre voi andate a casa vostra, e ci vediamo? Ci sono tutti a casa? Sì, sì. È finita. Ognuno a casa propria. Ok, ciao ragazzi. È stato un piacere. Ce l'abbiamo fatta. Ciao, addio. Stavolta è finita veramente.